titoli del TG News: operazione Parepidemos, immigrazione clandestina, 4 arresti in Francia e Germania, smantellata una cellula che ricollocava i migranti sbarcati nella Ionica Regina. Sentenza a Semeriti Boss, escluso il reato dell'associazione mafiosa e ribaltamento di ben 5 condanne inflitte in primo grado. Omicidio Pagliuso, avvenuto alla Lamezia Terme nel 2016, confermato l'ergastolo per Luciano Scalise, accusato di essere il mandante del delitto. Metro City ha approvato il rendiconto di gestione 2022, conti dell'ente in ottimo stato, seduta presieduta dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace. Wedding Village, ai nostri microfoni l'ingegnere Lorenzo Surace spiega come Roccella potrà diventare capitale del wedding, ma parla anche di porto, lungomare e castello. Morte di un fumatore di pipa, è il libro di Bruno Siciliano presentato a Palazzo Amaduri a Gioiosa Ionica, un giallo che offre anche una lettura antropologica socioculturale della Locride. Bentrovati amici telespettatori, apriamo il nostro telegiornale con l'operazione Parepidemos, denominata appunto così, immigrazione clandestina. Ci sono 4 arresti in Francia e Germania, smantellata una cellula che ricollocava i migranti sbarcati nella fascia ionica. Il servizio di Giuseppe Mazzaferro. Un'indagine partita dal territorio e sviluppata grazie alla cooperazione internazionale. I carabinieri del comando provinciale, a conclusione delle indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia diretta dal dottor Giovanni Bombardieri, hanno dato esecuzione in Francia e in Germania a una misura cautelare in carcere nei confronti di 4 cittadini afghani ritenuti a vario titolo responsabili di favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina e di esercizio abusivo dell'intermediazione finanziaria. Sono stati sequestrati inoltre il veicolo utilizzato per il trasporto dei migranti e il denaro profitto del reato. L'indagine è stata sviluppata avvalendosi dei canali della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a Eurojust sul lato giudiziario, che ha coordinato l'esecuzione di diversi ordini di indagine europei, comprese attività intercettive all'estero, nonché le rogatorie internazionali, così come in maniera omologa per lo scambio di polizia Europol, ha fornito apporto di analisi e il contributo delle banche dati in uso all'Ufficio Europeo di Polizia. A collaborare con i carabinieri reggini in Germania il direttorato per la rotta del crimine della Bundespolizei e poi la polizia di frontiera di Bordeaux e Marsiglia. È il 2020 quando, a seguito dell'innalzamento del numero degli sbarchi dei migranti registrato sul litorale reggino, in particolare sulla costa ionica e la Locride nel dettaglio, i carabinieri hanno avviato una manovra informativa finalizzata a verificare gli elementi di convergenza di questa fenomenologia, attesa la probabile sussistenza di una rete di trafficanti di esseri umani. Così l'attenzione dell'arma attraverso le stazioni territoriali si è concentrata sui movimenti dei migranti successivi allo sbarco, quando, in ragione della loro vigenza, emergenza epidemiologica, venivano posti in isolamento fiduciario presso i centri di contenimento sanitario temporaneo. È proprio dall'osservazione sul campo che i militari hanno notato un quarantenne afghano residente in Francia, del quale viene registrata la presenza a bordo di un furgone con targa transalpina a bova marina. Le indagini avviate sotto il coordinamento della DDA hanno consentito di registrare i movimenti dell'afghano che, dopo aver fatto salire a bordo 10 connazionali, percorrere l'intero territorio nazionale facendo tappe in Abruzzo, in Lombardia e Liguria e uscendo poi successivamente al territorio nazionale dal valico del Frejus. A seguire, lo straniero varca più volte nuovamente il confine, non dopo essere stato controllato dai carabinieri di Supa prima di fare ingresso nel traforo del Frejus, circostanza questa che ha cristallizzato in maniera univoca l'intenzione del conducente di lasciare l'Italia per fare accesso in Francia. Nel corso del controllo i militari avevano avuto modo di constatare come l'indagato fosse l'unico occupante del mezzo, anche se da
una successiva ispezione veniva accertata la presenza sui sedili posteriori di alcuni bagagli, dentro i quali venivano rinvenuti pannolini per bambini ed altri vestiti chiaramente non appartenenti a lui. Inoltre era stata censita la presenza di un vano creato ad hoc nella parte posteriore del mezzo per nascondere le persone. Proprio queste circostanze con cui i migranti hanno raggiunto la destinazione agognata ha portato la procura di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Bombardieri, a contestare le aggravanti confermate dal provvedimento del GIP di aver esposto le persone trasportate a pericolo per la loro vita e quella di aver commesso anche il fatto sottoponendo i trasportati a trattamento inumano ed anche degradante, nascondendoli nel furgone. A questo punto, in ragione di una segnalazione inserita nella banca dati di Schengen, viene tratto in arresto dalla polizia francese nel lato transalpino della località di frontiera, sorpreso a valicare il confine con 6 connazionali clandestini. Poi le indagini sono proseguite con l'ausilio di Eurojust ed Europol per ricostruire i contatti ulteriori dei componenti della catena di trasbordo dei migranti e hanno consentito di definire una filiera criminale di immigrazione clandestina localizzata in Turchia, in Italia, in Francia e in Germania. Sono stati ricostruiti dettagliatamente i ruoli degli altri soggetti coinvolti, tutti di origine afghana. Di fatto il primo, questo è ampiamente detto, è il promotore, organizzatore e anche autista. Un secondo uomo con il ruolo di intermediario per il passer e i parenti dei trasportati. Un sodale localizzato a Marsiglia, preposto all'accoglienza dei migranti, e poi ancora un altro soggetto, stanziale in Germania, individuato quale terminale delle somme erogate a titolo di compenso per il viaggio. E poi è stato anche individuato un canale finanziario per le transazioni economiche che utilizza il metodo informale noto come Hawala. Sempre secondo le indagini è emerso che la somma versata al destinatario nell'odierna indagine, quantificata a 1.500 euro per ogni migrante per il servizio di trasporto, sarà poi successivamente rimborsata dal primo al secondo intermediario con tempi e mezzi variabili secondo le circostanze. 4 arresti in Francia e in Germania con cui i carabinieri di Reggio Calabria questa notte hanno posto fine a un'organizzazione dedita al trasporto di migranti in tutta Europa. L'operazione è stata supportata per la parte internazionale da Eurojust ed Europol e in Francia e in Germania siamo stati collaborati dalle rispettive forze di polizia. I migranti, una volta giunti sulle coste regine attraverso imbarcazioni di fortuna, sono stati collocati durante l'emergenza epidemiologica all'interno dei centri di contenimento sanitario. Fondamentale per le investigazioni è stato individuare il metodo attraverso cui i migranti pagavano il prezzo del loro trasporto. 1.500 euro attraverso il metodo della Hawala, metodo tradizionale nel mondo arabo, che schermava attraverso una rete informale di broker la possibilità di censire il passaggio di denaro. Ci spostiamo a Nord Italia, a Bologna, arrestato un corriere calabrese con 85 kg di cocaina. Il conducente del camion, titolare di una ditta individuale del Sud Italia operante nel settore dei trasporti, ha mostrato sin da subito un evidente stato di agitazione, soprattutto in corrispondenza dello stazionamento dei militari nei pressi della cabina di guida. Questo comportamento ha attirato l'attenzione dei finanzieri, i quali hanno proceduto a ispezionare il veicolo dopo aver verificato la presenza di precedenti penali sul conto del soggetto fermato. L'intuizione dei militari ha permesso di scovare opportunamente occultati nei vani portoggetti e in altri spazi appositamente creati 73 involucri scuri avvolti nel celofan, oltre a circa 2.000 euro in contanti. I successivi accertamenti hanno confermato che si trattava di cocaina per un peso complessivo di 85 kg che avrebbe fruttato circa 7 milioni di euro una volta immessa sul mercato. I Baschi Verdi hanno quindi proceduto all'arresto del corriere e al sequestro dell'ingente quantitativo di droga, nonché del mezzo di trasporto e anche della somma di denaro. Parliamo ancora di droga e armi, in questo caso 25 arresti in Italia ed Europa. Il servizio. Una vera e propria holding criminale, con la regia delle cosche della Sibaritide, con cellule operative in Italia, Belgio, Germania, Albania e con collegamenti con i cartelli dei narcos sudamericani e messicani. La conferma della dimensione ormai globale dell'andrangheta arriva dall'operazione Gentleman 2 della Guardia di Finanza, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Nicola Gratteri e culminata con l'esecuzione di 25 misure cautelari, di cui 9 in Belgio, e sequestri per 3.800.000 euro, un blitz reso possibile grazie anche alla forte collaborazione tra inquirenti di Mezza Europa,
con l'apporto di Eurojust, Europol, Interpol e delle polizie federali del Belgio e della Germania, con cui è stata costituita una sorta di squadra investigativa comune. Abbiamo potuto collaudare sempre più la grande sinergia della Guardia di Finanza, che è a livello centrale con lo SCICO, e qui in Calabria con il nucleo investigativo GICO, GOA, si sono interfacciati con grande padronanza del loro know-how, delle loro tecniche di indagine con le polizie di mezza Europa e del Sud America, con grande successo e con grande determinazione. Abbiamo visto ancora una volta l'Italia capofila in un'indagine internazionale e di questo respiro e di questo livello, quindi per questo li ringrazio, oltre alla benegazione, al dato che notte e giorno eravamo collegati online. Abbiamo avuto la possibilità, grazie anche ai fondi messi a disposizione da Eurojust, la possibilità, quindi Europol, Interpol e con la grande collaborazione della Direzione Centrale Servizi Antidroga, la possibilità di fare delle squadre investigative comuni, cioè i nostri militari, i nostri finanzieri hanno soggiornato per lunghi periodi in Germania e in Belgio proprio per ascoltare nelle loro sale di intercettazione il contenuto delle conversazioni dei trafficanti e poter lì fare sinergia con le altre polizie. A tirare le fila di un narcotraffico che importava imponenti carichi di droga anche dagli Stati Uniti, le cosche dominanti nella Sibaritide, quella degli Abruzzese e quella dei Forastefano, un tempo in guerra ma ora federate in un'alleanza cementata dal comune business della cocaina. I vertici dei due clan, secondo gli inquirenti, gestivano una rete di rapporti e di contatti sempre più fitti con broker in Albania, Belgio e Germania, anche con l'utilizzo di criptofonini e piattaforme di messaggistica decrittate solo grazie alle sempre più sofisticate tecniche di indagine utilizzate dalla Guardia di Finanza. Al centro della rete soprattutto un broker pericoloso latitante di origine greca, evaso dal carcere di Rebibbia, che gli inquirenti sono riusciti a catturare in Germania dopo averlo monitorato per un anno. Andiamo nel Cosentino, una nuova intimidazione in Calabria nel giro di due giorni ad anni di un sindaco dopo il tentativo di incendio contro lo studio di Giusy Caminiti, primo cittadino di Villa San Giovanni. Oggi a San Demetrio Corona nel Cosentino persone non identificate hanno sparato 7 colpi di pistola contro le vetrate dell'Accademia del Gusto, attività commerciale per la vendita di prodotti alimentari gestita dal primo cittadino Ernesto Madeo. A darne notizia è stata con una nota l'amministrazione comunale, che parla di vile e inqualificabile atto intimidatorio. Un fatto grave, si aggiunge, che ferisce la nostra comunità in maniera indelebile, che non colpisce solo il sindaco ma l'intero nostro centro, mai all'attenzione delle cronache giudiziarie. La nostra amministrazione, insediatasi da 1 anno e 7 mesi, che fa del rispetto, della legalità e del dialogo sano con i cittadini e il fondamento della propria azione, non si farà certo condizionare, ma chiede un forte sostegno alla cittadinanza e a tutte le forze politiche, sociali, economiche e sindacali che operano nel settore. È uno stralcio ovviamente della missiva che è pervenuta alla nostra redazione a firma dell'amministrazione comunale di San Demetrio Corone. Adesso cambiamo argomento, andiamo a Reggio Calabria. Se meriti boss, il quadro non univoco a sostegno dell'appartenenza mafiosa, in appello praticamente, accuse in parte sgonfiate, il nostro servizio. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia? Deve in effetti riconoscersi in certo grado di genericità delle stesse, essendoci quasi sempre risolte in affermazioni di appartenenza degli imputati, a seconda dei casi, alla cosca Rosmini o alla cosca Zindato, ma senza la rappresentazione di circostanze specifiche suscettibili di essere precisamente riscontrate. L'intraneità delle cosche? Molto difficile risultata la contestualizzazione dell'appartenenza mafiosa degli imputati. Il peso delle intercettazioni? Molte intercettazioni di conversazioni restituiscono vicende che sono in maniera generica possono essere dimostrative della caratura mafiosa degli imputati, non possedendo significato univoco.
per la Corte d'Appello, che ha emesso la sentenza se meriti boss, escludendo il reato principe contestato dalla DDA, l'associazione mafiosa, e ribaltando ben 5 delle 7 pesanti condanne inflitte in primo grado dal GUP. Sono stati alcuni dei temi attorno a cui si sviluppano le motivazioni della decisione riguardo l'organizzazione ritenuta dominante nei quartieri Modena, Ciccarello, San Giorgio Extra e via Pio XI, e che nello stesso specifico aveva messo le mani sul cimitero del rione Modena, il secondo camposanto più grande della città, dove, secondo le conclusioni degli inquirenti, una buona parte dei lavoratori relativi alla tumulazione e delle stumulazioni delle salme, all'edificazione e anche alla ristrutturazione delle cappelle funerarie sarebbero state affidate esclusivamente alle ditte vicine o espressione degli ambienti della criminalità organizzata. Andiamo in provincia di Cosenza ancora, ci spostiamo nella Sibaritide, precisamente a Corigliano Rossano. Un pensionato di 71 anni è rimasto ferito nel crollo di del solaio della sua abitazione a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. L'anziano è stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco, portato in eliambulanza nell'ospedale di Cosenza, dove è stato ricoverato per fratture multiple. L'uomo comunque non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto emerso nei primi rilievi, il crollo del solaio sarebbe stato provocato da un cedimento strutturale del solaio stesso. Cambiamo ancora argomento e andiamo alla Lamezia Terme. Ergastolo confermato per Luciano Scalise, di 45 anni, accusato di essere stato il mandante dell'omicidio dell'avvocato Francesco Pagliuso, di 43 anni, ucciso in un agguato alla Lamezia Terme nella notte tra il 9 e 10 agosto. Parliamo del 2016, il nostro servizio. Ergastolo confermato per Luciano Scalise, 45 anni, accusato di essere stato il mandante dell'omicidio dell'avvocato Francesco Pagliuso, ucciso in un agguato a Lamezia Terme nella notte tra il 9 e il 10 agosto del 2016. Assoluzione riguardo la stessa accusa per il padre di Scalise, Pino, 65enne, che comunque è stato condannato nello stesso processo a 23 anni e 10 mesi di reclusione per associazione per delinquere di tipo mafioso. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, presieduta da Caterina Capitò. Nel primo grado sia Luciano che il padre Pino Scalise erano state condannate all'ergastolo, sentenza di cui il sostituto procuratore generale Marisa Manzini aveva chiesto la conferma. Entrambi sono presunti esponenti della criminalità organizzata del Reventino e avevano chiesto ed ottenuto di essere processati con rito abbreviato. Presunto movente dell'omicidio di Pagliuso sarebbe stata, secondo l'accusa contestata dalla DDA di Catanzaro, una vendetta per un presunto risentimento di Luciano e Pino Scalise nei confronti dell'avvocato che era il loro difensore. Il presunto esecutore materiale dell'omicidio, Marco Gallo, 38enne, che ha scelto invece il rito ordinario, è stato condannato anch'egli all'ergastolo di primo grado. L'inizio del processo d'appello a suo carico è fissato per il prossimo 29 giugno. Andiamo a Catanzaro, la cerimonia per l'annuale fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Maria Teresa Griniti. L'Arma dei Carabinieri festeggia i suoi 209 anni di storia, celebrando chi ha dato la vita indossando la divisa e ricordando l'impegno di tutti i carabinieri impegnati quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini. Le celebrazioni, organizzate dalla Comando Legione, sono iniziate a Catanzaro già nella mattinata con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti all'interno della caserma Trigiani. Il generale di divisione Pietro Salsano ha salutato tutti i suoi carabinieri e gli ospiti ha rivolto un pensiero ai colleghi che assieme a tutte le altre istituzioni stanno lavorando incessantemente per aiutare e sostenere le popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione. Ha anche sottolineato l'importanza di aver incrementato le interazioni con le istituzioni. Messaggio di vicinanza alla gente, di fiducia alla gente verso le istituzioni in generale e verso l'Arma dei Carabinieri, che da 209 anni è a fianco dei cittadini e qui in Calabria dal 1870, quindi abbiamo anche una certa conoscenza del territorio, delle dinamiche che si sono succedute nel corso dei decenni, si può dire di oltre un secolo e mezzo, e quindi per noi è importante che i cittadini credano in noi come noi crediamo nel popolo calabrese, che non è per forza
per forza sempre citato per le questioni negative, ma anche per la grande generosità di cui è capace. Dopo 209 anni ha attraversato epoche storiche molto diverse, con criminalità molto diverse tra di loro, quindi abbiamo gli anticorpi per poter reggere l'urto anche nel 2023. La capillarità nostra è dimostrata da 362 stazioni che sono sul territorio, coprono il 70% dei comuni calabresi e spesso sono l'unico presidio non solo di polizia ma dello Stato. Quindi sono diventati di fatto dei centri di ascolto della gente, più che degli uffici di polizia, dove la gente si confida, esprime le proprie preoccupazioni, le proprie ansie e noi speriamo di avere le capacità per poter in qualche modo attutire il disagio sociale e incrementare la fiducia nelle istituzioni e in particolare verso l'Arma dei Carabinieri. Il 30 maggio abbiamo inaugurato questo immobile ad Africo Nuovo, in un immobile confiscato all'Andrangheta, ed è proprio quello un frutto di un lavoro di squadra tra la prefettura, l'Agenzia dei Beni Confiscati, il Comune di Africa e la Regione Calabria, che ci ha dato le risorse per poter ristrutturare un edificio in nemmeno due anni. Questa è la dimostrazione in un territorio come Africo Nuovo particolarmente difficile, tanto che purtroppo non c'è stata una grande partecipazione di folla, ma c'è stata una grande partecipazione di giovani però, ed è forse la cosa più importante su cui investire. L'Andrangheta, per carità, è difficilissima da combattere e ce la mettiamo tutta, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono anche altri settori come la sanità, l'ambiente, il lavoro in nero che meritano la stessa attenzione. A Catanzaro sono stati inoltre premiati i militari che si sono distinti in servizio, presenti i vertici di tutte le procure, il presidente Occhiuto, per il governo il sottosegretario agli interni Vandaferro. Sicuramente questo è un anniversario importante che dimostra insomma una storia di tantissimi anni, 209esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri che rappresenta un pilastro della nostra Italia rispetto alla lotta alla criminalità ma anche alla sicurezza del cittadino. Un anniversario che segna anche dei traguardi molto importanti dell'ultimo anno, penso insomma alla cattura di Matteo Messina Denaro piuttosto che di altri latitanti importanti e che credo continuerà su questa lunghezza d'onda senza arretrare, perché lo Stato c'è, lo Stato è presente e lo Stato arriva sempre. Città metropolitana di Reggio Calabria, Palazzo Alvaro ha approvato il rendiconto di gestione 2022, conti dell'ente in ottimo stato di salute. La seduta, presieduta dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace, è stata aperta dalla relazione introduttiva del consigliere delegato alle finanze Giuseppe Ranuccio. Per saperne di più, Maria Antonietta Reale. Il consigliere delegato alle finanze Giuseppe Ranuccio ha aperto con la sua relazione introduttiva il Consiglio metropolitano, presieduto dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace. Durante la seduta il Consiglio ha approvato lo schema di rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022. Il consigliere Ranuccio, nel corso della sua relazione, ha parlato di un ente che gode di un ottimo stato di salute, in grado di spendere con oculatezza e trasparenza e di intercettare nuove risorse con una grande visione strategica. Abbiamo appena approvato lo schema di rendiconto, un atto fondamentale che certifica lo stato di salute del nostro ente e che certifica altresì la corretta, sana ed equilibrata gestione delle risorse della città metropolitana. Un piccolo avanzo che ci consentirà anche di investire in quelle che continuano purtroppo ad essere le priorità del nostro territorio, viabilità, strade, edilizia scolastica, iniziative turistiche e culturali per dare appunto respiro anche all'estate che incombe, un risultato che ci incoraggia e che soprattutto premia il lavoro dell'amministrazione e degli uffici che veramente con parsimonia spendono e bene le risorse che purtroppo non sono tante che abbiamo a disposizione. Ma sicuramente da quella tranquillità economico-finanziaria che ci si aspetta in un momento come questo, diciamo, non era una cosa assolutamente scontata. È chiaro che nella discussione, come è emersa anche con i consiglieri di minoranza, c'è molta preoccupazione sul tema cardine che spesso attanaglia il nostro territorio, ma da sempre, che è quello della viabilità. Quindi la preoccupazione, diciamo, che viene fuori dagli amministratori del territorio è quello di una maggiore attenzione ovviamente sul tema della viabilità. Come ben sappiamo, le risorse destinate che dai proventi dallo Stato non sono tantissime in questo settore, quindi bisogna sempre provare
ad essere pronti con una progettazione per andare a prendere delle risorse che vengono da altre parti, da altre fonti, come è stato per l'anno 2022 che abbiamo rintracciato oltre 14 milioni di euro per le nostre strade provinciali. Ovviamente c'era un'attenzione particolare per questo documento, poiché arriviamo in un momento molto particolare della vita di questo ente, e soprattutto per la futura assemblea che vedrà coinvolti per un parere tutti gli amministratori della città metropolitana per poi ritornare in aula. Quindi un primo momento di discussione oggi che ha visto, tutto sommato, anche se con tre voti contrari da parte della minoranza, secondo me una discussione corretta in aula, anche rispettosa verso appunto questo ente. Discussione che ovviamente farò mia insieme ai consiglieri di maggioranza e che cercherò di provare a portare dentro la conferenza metropolitana, proprio per cercare di apportare eventualmente dei correttivi che possono servire per migliorare un bilancio che, devo dire onestamente, ha dato grandi soddisfazioni per l'anno appena trascorso, alla luce dei tanti investimenti che sono stati fatti proprio all'interno di questo ente. Abbiamo avuto e abbiamo registrato, come più volte mi è capitato di dire, un più 8,4 percentuale di presenze all'interno del nostro territorio, e questo è derivato un po' dall'impegno che c'è stato, seppur nell'anno del 50° dei Bronzi, con un'attenzione particolare al nostro territorio, al turismo. Un impegno che abbiamo mantenuto è stato quello nei confronti delle nostre imprese, con la nostra presenza costante in quelle che sono state le fiere a livello internazionale, quindi dove ci siamo fatti un po' da promotori per tutte le nostre aziende che hanno voluto esportare un po' quello che è il nostro brand. E poi abbiamo lavorato tantissimo in un settore cruciale che è quello della messa in sicurezza del nostro territorio. Mi viene da pensare all'ultimo regolamento, quello che è stato approvato qualche settimana fa per quanto riguarda l'alveo dei fiumi, e quindi messa in sicurezza di quelle che sono un po' le vie principali, le vie di accesso delle nostre tante amministrazioni, che in un momento così particolare, basta guardare quello che è successo in Emilia Romagna, un'amministrazione attenta non può non pensarci. Quindi sicuramente, però, ritornando alla sua domanda, il tema della cultura per me è stato molto ma molto importante. Devo dire che però abbiamo fatto anche quanto potevamo nel tema della viabilità, dove investire per una città metropolitana oltre 20 milioni di euro sul tema della viabilità, ecco, non si vedeva da tanto tempo, e questo bisogna dare atto e merito ai nostri uffici che sono stati bravi, si sono fatti trovare pronti per intercettare queste risorse. Rimaniamo nella città metropolitana ancora. Maria Antonietta Reale ci racconta altro. La giornata mondiale dell'ambiente, la Metro City rilancia con la seconda annualità del bando forestazione finanziato dal PNRR, prevista la piantumazione di 200.000 nuovi alberi. Il servizio. Il consigliere metropolitano delegato all'ambiente Salvatore Fuda, insieme al dirigente del settore Pietro Foti, ha incontrato a Palazzo Alvaro i rappresentanti dei comuni interessati, il Parco Nazionale dell'Aspromonte e i rappresentanti dell'Università Mediterranea per dare il via ufficialmente al secondo step del bando riforestazione finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vinto dalla città metropolitana di Reggio Calabria. Il progetto, finanziato con una somma di circa 8 milioni di euro, prevede la rigenerazione di aree verdi per complessivi 200 ettari da individuare sul territorio metropolitano, per un programma di piantumazione da 1.000 piante ad ettaro, per un totale di 200.000 nuovi alberi da mettere a dimora nelle aree individuate dalla città metropolitana, insieme ai comuni del comprensorio. Presenti al confronto, oltre al dirigente del settore Pietro Foti, insieme ai tecnici del team di lavoro, anche il sindaco facente funzioni del comune capoluogo Paolo Brunetti, il presidente del Parco Nazionale dell'Aspromonte Leo Autelitano e il docente del Dipartimento di Agraria della Mediterranea Carmelo Musarella. Una programmazione di un investimento di circa 8 milioni di euro che prevede la riforestazione di circa 200 ettari con 1.000 piante ad ettaro. Quindi è un lavoro che si aggiunge a quello già fatto nell'annualità precedente. Nel 2022 la città metropolitana ha lavorato su numeri simili, nel senso che è stata destinataria anche di risorse aggiuntive, per cui già nel 2022 circa sempre 8 milioni di euro per circa 180 ettari sono stati già individuati e il progetto è già partito. Abbiamo utilizzato i consorzi di bonifica come braccio operativo appunto di mettere in atto questa progettazione della prima annualità,
E questa invece seconda parte, cioè la programmazione degli interventi 2023-2024, abbiamo deciso di coinvolgere attraverso una manifestazione di interesse tutti i comuni della città metropolitana che potranno indicare le aree. Dopodiché sarà la città metropolitana a progettare, a accompagnare i comuni nella realizzazione di questi interventi, oppure potranno i comuni stessi in associazione, spingendo quindi l'aggregazione tra comuni, decidere direttamente di dare una mano e partecipare dalla progettazione all'esecuzione dell'intervento. Quindi queste due modalità saranno illustrate e proposte ai comuni in questo bando manifestazione di interesse che abbiamo predisposto e che abbiamo lanciato stamattina, 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente, che è anche un bel segnale perché la riforestazione ha soprattutto una ricaduta in termini generali e soprattutto riguarda tutti quanti e riguarda anche la prospettiva di un territorio molto più capace di vivere in una dimensione più verde. Ci fermiamo solo 3 minuti per la pubblicità, non andate via, rimanete con noi. Ed ecco adesso un gemellaggio particolare tra Olio di Calabria e Prosecco Veneto, un abbraccio virtuale, identitario, istituzionale e enogastronomico, ma anche pregno di cultura e salute. È quello che sull'asse Calabria-Veneto sancisce il gemellaggio tra l'Olio di Calabria IGP e il Prosecco DOCG, avvenuto nello scenario della storica locanda Condo a Colma San Martino in provincia di Treviso, un abbinamento che unisce gusti e tradizioni nel nome di un percorso culinario che va avanti da anni. Abbiamo voluto fare assaggiare il pesce della nostra terra e l'immancabile olio calabrese, ha detto il presidente del consorzio IGP Olio di Calabria, Massimino Magliocchi, a margine dell'evento con il Prosecco DOC che ha valorizzato le pietanze e le degustazioni. Cambiamo argomento, adesso parliamo di ASP di Reggio Calabria. Funziona la cura di Furia, il servizio di Nicodemo Barillaro. Adesso siamo all'anno zero, entro il 30 giugno dobbiamo tassivamente procedere all'approvazione del rendiconto 2022. Alcune partite sono già state sistemate, altre sono ancora in corso, ma con il confronto e il confronto della regione contiamo di arrivare pronti alla scadenza. Poi entro il 2024 si dovrà procedere con quelli degli anni passati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale Regina, Lucia Di Furia, guarda a questa sfida come a un passaggio chiave per il futuro dell'ASP, maglia nera d'Europa. Stiamo lavorando, dice, per fare dell'ASP Regina un'azienda normale, poi l'ambizione sarebbe quella di trasformarla in una realtà virtuosa. E poi c'è la grande partita della pianta organica da potenziare per migliorare le prestazioni e raggiungere un livello di LEA adeguato. Un elemento indispensabile con cui vestire di contenuti il diritto alla salute che in molte circostanze si è rivelato essere solo uno slogan. Dal 1 giugno dello scorso anno abbiamo provveduto all'assunzione a tempo indeterminato di 40 professionisti, 185 figure attraverso lo scorrimento di altre graduatorie, 137 a tempo determinato a progetto e tra questi ci sono i 51 medici cubani stabilizzato, 183 figure di cui 168 tra infermieri e operatori sociosanitari e in ogni caso si procede sempre con nuovi bandi. Un investimento necessario a fronte delle 187 figure che hanno cessato il rapporto. Andiamo adesso a Roccella Ionica, si parla di Wedding Village che ha fatto immaginare come Roccella potrà diventare nei prossimi anni una delle capitali nazionali del turismo legato alle cerimonie nuziali. Sentiamo le interviste fatte a Francesco Scali, vice sindaco di Roccella Ionica, nonché all'ingegnere Lorenzo Surace, si parla anche del futuro di Roccella con nuove strutture che sorgeranno a breve. Oggi in questo villaggio sull'area colonne di Roccella Ionica si sta parlando di Borgo dei Carafa Wedding and Conference Destination. Questo villaggio è stato allestito per l'iniziativa che è stata fatta della premiazione per i balconi fioriti a Roccella nell'ambito anche della bandiera verde. Abbiamo voluto arricchire anche la serata con l'esposizione di questi pannelli dimostrativi
che riguardano due opere importantissime. Si tratta della Wedding and Conference Destination, che è quanto riguarda i borghi, è un progetto in fase di attuazione dell'importo di 1.500.000 euro, che è in fase di realizzazione appunto, che riguarda alcuni interventi di rifunzionalizzazione che cambieranno anche il volto, diciamo, del già bellissimo nostro castello. Ovviamente accanto all'intervento per quanto riguarda il Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura per quanto riguarda i borghi, come dicevo, Wedding and Conference Destination, c'è anche un altro importante intervento che riguarda l'adeguamento e la ristrutturazione per quanto riguarda la frana, l'area che era stata interessata, l'area che è stata interessata da una frana, che è in fase di, diciamo, un progetto, un importo finanziato di 5.500.000 euro, in fase di appalto presso la SUA della città metropolitana. Questa sarà l'area che questa è l'area interessata, che sarà messa in sicurezza in modo veramente eccezionale attraverso una palificata di 25 metri su due piani. E lo scopo importante di quest'area, che diventerà dall'evento in cui c'è stato, l'evento franoso, diventerà anche un'area di attrazione. Una piazza dove sarà realizzato un parcheggio che renderà più fruibile il collegamento col castello, che sarà realizzato ovviamente un parcheggio, sarà anche un belvedere su un terrazzamento veramente splendido, eccezionale, e sarà arricchito anche ad un ascensore che per le persone ovviamente meno giovani, le persone disabili. Ecco, questo ascensore che dove porterà? Porterà nel piazzale antistante la chiesa del castello. Quindi da dove parte? Parte nella zona dove c'è stato l'evento, dove c'è stata, diciamo. Quindi tutta la salita del castello viene azzerata, diciamo, dalla frana in su. Sì, sarà messa prima di tutto in sicurezza e poi sarà resa ancora più bella da questi interventi, che renderanno il nostro comune ancora più bello. E in modo particolare il nostro castello, che è in fase di realizzazione. Ricordo che anche sarà realizzato anche il museo multimediale, quindi il castello, che tantissimi anni fa era un rudere, e a breve sarà valorizzato al massimo e diventerà, sono sicuro, la più grande risorsa di Vercelli, insieme al Porto delle Grazie, che rappresenta anche un'altra grandissima opera pubblica. Realtà, una realtà che anche per Roccella ha visto un lungo percorso di tempo, e quindi cogliere degli obiettivi fondamentali, e questo è uno degli obiettivi fondamentali, che è quello della progettualità del Wedding and Conference Destination. Parte proprio dal borgo, da Piazza San Giuseppe. Parte da Piazza San Giuseppe, parte dalla chiesa di San Giuseppe, la quale era poco visibile, diciamo, dalla strada Vittorio Emanuele. Oggi abbiamo dato visibilità a questa chiesa molto bella, che rappresenta, diciamo, quello che è un percorso del wedding oggi, un percorso del rito sostanzialmente cattolico, e quindi si andrà dalla chiesa poi verso il castello, quindi rigenerazione dello spazio antistante alla chiesa e anche rigenerazione di quello che è il percorso del castello. Come vediamo, diciamo, voi potete ingrandire questa bellissima diapositiva, cioè bellissima immagine, che è quello di quella che è la rigenerazione con una scalinata che apre verso la chiesa. Naturalmente gli sposi percorreranno questa gradinata fino ad arrivare, diciamo, in chiesa. Dopodiché dalla chiesa ci spostiamo verso il castello, ed ecco, diciamo, questa immagine rappresenta proprio il nuovo percorso, la salita del castello. Dalla parte iniziale del cancello d'ingresso del castello si va verso la chiesa. La chiesa, che rappresenta, diciamo, un percorso di wedding, e potrà ospitare anche dei catering e un buffet fuori dalla chiesa nello spazio verde. E vedremo se puoi inquadrare la piazza, quella che sarà lo spazio antistante alla chiesa, un bellissimo spazio in acciottolato con del verde, e come naturalmente tutto il percorso che va dal cancello verso questa piazza. Quindi utilizzeremo questo spazio non solo
ma verranno recuperati anche, verrà recuperato un percorso intorno dietro al castello che sarà il percorso del parco collina castello e quindi consolidate anche le murature. Inoltre il tutto sarà sostanzialmente arredato con dei bellissimi elementi di arredo quali panchine, totem e illuminazione. Tutto in tema. È tutto in tema, certamente. E qui anche un'area che era franata, mi pare di vedere, è stata ripresa. Non solo rigenerazione urbana, parliamo anche di consolidamento e consolidamento delle zone in frana, un consolidamento che poi vedrà, diciamo, una destinazione d'uso un po' diversa, non è solo una palificata, ma ci permetterà, diciamo, l'utile al dilettevole, ci permetterà anche di far insistere su queste due palificate un bellissimo parcheggio a tono che oggi manca. Che oggi purtroppo manca, gli spazi sono limitati, i parcheggi verso il castello sono limitati. Come vediamo, quest'ampio parcheggio naturalmente ci sarà l'accesso per le persone meno abili, ci sarà una scalinata che porta dal castello verso la via città e anche un ascensore. Sostanzialmente due palificate dal punto di vista strutturale, tenuto da altrettanti tiranti di profondità di circa 30 metri, le palificate sono di circa 25 metri di profondità. Ingegnere, solo i tempi. Quanto passerà? Perché in genere per le opere pubbliche... Allora, noi siamo velocissimi, Giuseppe, come tu sai, non passeranno quasi nulla perché noi l'abbiamo già mandato in appalto. È un'opera di 5.500.000 euro già appaltata. Ci spostiamo a Vibo Valentia. Oggi in Consiglio Comunale attese le novità da parte del sindaco sull'incontro a Roma. La città attende col fiato sospeso di conoscere l'esito delle trattative condotte a Roma dal sindaco Maria Limardo. Il servizio di Nicodemo Barillaro. Oggi in Consiglio Comunale a Vibo Valentia attese le novità da parte del sindaco sull'incontro a Roma. La città attende con il fiato sospeso di conoscere l'esito delle trattative condotte dal sindaco Maria Limardo nella capitale e dal segretario generale in merito alle nuove vie da percorrere per arrivare al risanamento finanziario dopo che le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno dichiarato illegittima l'adozione di Domenico Scuglia. Il nuovo piano di riequilibrio, in costanza di dissesto, decisa dall'allora commissario straordinario Giuseppe Guetta e perseguita con voto dell'Assemblea cittadina, dal Consiglio Comunale, strada non chiara nemmeno a chi governa questo delicato settore, ovvero al Ministero dell'Interno, che aveva a chiare lettere suggerito al Comune di proseguire sulla strada della procedura pluriennale dopo la quantificazione del nuovo debito in 53 milioni di euro circa, comprendendo erroneamente pure residui attivi lasciati dall'organo straordinario di liquidazione che ha concluso i lavori riferiti al primo dissesto finanziario nel dicembre del 2021. Ebbene, a tal proposito è intervenuta, come ribadito da autorevoli organi di stampa, proprio la Corte dei Conti a sezioni riunite, invocando la necessità di riscrivere per intero l'intero titolo delle TUEL, che si vuole evitare la paralisi di alcuni capoluoghi di provincia, a cominciare da Vibo, che viene citato come esempio. Il principio sul quale si fa leva è il seguente, ed ormai abbastanza chiaro, pure se sulla pelle dei contribuenti: a un dissesto non può seguire una nuova procedura straordinaria. Infatti, se c'è gradualità tra predissesto e dissesto, non essendo chiuso un default, non si può procedere con il piano di riequilibrio, perché quello sarebbe lo strumento per evitarlo, dunque da adottare prima e non dopo il dissesto. In questi casi la Corte dei Conti spiega che esiste un'altra strada, ovvero quella del prolungamento per 2 anni del vecchio dissesto, la cui durata dipende dall'approvazione del rendiconto dell'OSL, dunque non necessariamente 5 anni, come previsto dal testo unico per gli enti locali.
Ed ecco adesso i finalisti del premio Sila 49 sono Maria Grazia Calandrone con Dove non mi hai portata, edito da Einaudi, ancora Daniele Mencarelli con Sempre tornare, edito da Mondadori, Elena Stancanelli con Il truffatore, la nave di Teseo, Fabio Stassi con Mastro Geppetto, edito da Sellerio in questo caso, e Andrea Tarabbia con Il continente bianco, Bollati Boringhieri, appunto le edizioni. I cinque finalisti per la sezione letteratura dell'undicesima edizione del premio Sila 49. A darne comunicazione nella sede del Centro Storico di Cosenza della Fondazione Premio Sila, la direttrice della manifestazione Gemma Cestari, che è il componente del CDA della Fondazione Battista San Gineto. Adesso andiamo a Gioiosa Ionica, ha presentato il libro Morte di un fumatore di pipa, libro dell'attore regista Bruno Siciliano, il nostro servizio. Per me è stato un piacere stasera essere moderatore di questa presentazione del libro di Bruno Siciliano, Morte di un fumatore di pipa, qui a Gioiosa. Ho avuto il piacere soprattutto di misurarmi con i vari equilibri da sostenere tra Carmela Salvatore, che ringrazio per avermi chiamato per moderare la serata, e la sua associazione Zefiro Art, e l'autore, che ha avuto modo di presentare la sua opera, certamente non ultima, che è ricca di spunti interessanti, e sento un giallo, ma che sa raccontare quali sono i filoni dell'amore uniti a un giallo ben costruito. Abbiamo realizzato un'atmosfera magnifica, questo romanzo giallo che per la prima volta è approdato qui a Palazzo Amadure, ho avuto il piacere di essere la relatrice di questo romanzo, quindi ho presentato l'autore, ho chiesto a lui stesso dei dettagli, dei particolari del romanzo, che vi invito a leggere perché è molto interessante, oltre che a essere una bella lettura antropologica del nostro territorio. Ancora una volta Gioiosa si candida ad ospitare attività culturali ed iniziative di questo tipo, con l'autore tra l'altro abbiamo così scambiato anche prospettive future. Bruno Siciliano svela sempre grande capacità e grande maestria, non solo in quello che ha inteso scrivere nel suo racconto, ma anche nel modo di interpretarlo. Davvero una serata straordinaria. È stato molto interessante come anche attraverso la musica si è cercato un legame tra le varie arti, creando veramente un connubio anche attraverso i profumi che abbiamo respirato questa sera e anche le varie visioni che abbiamo avuto grazie anche ai testi letti appunto dal nostro scrittore. Giulia, io ti amo da sempre. Da quando eravamo ragazzi, da quando mi confidavi tutte le tue conquiste, io morivo di gelosia. Da quando mi dicesti che ti saresti messa con Totò e poi quando lo hai sposato, ti amo da morire, ti amo da sempre, da prima che tu nascessi, da prima che io nascessi, io ti amo. E quel giorno avvenne il miracolo. Giulia lo attrasse a sé, lo abbracciò e con la sua bocca chiuse la bocca di lui. E staccandosi dall'interminabile bacio, la prese in braccio e la distese sul divano dove il bacio fu ripreso e fecero l'amore. In un paese della nostra Calabria, ai giorni nostri, un professore, una persona calma, tranquilla, che fumava la pipa, è stato trovato morto, pugnalato nella sua casa. Chi ha ucciso il professore? Eppure era una persona serena, che aiutava gli altri. Leggere Morte di un fumatore di pipa vi trasporterà. Scoprirete che il professore forse aveva un'altra vita, forse amava
una donna, lui che non ha mai voluto fidanzarsi con nessuno. Scoprirete tante vicende, come può succedere anche nel nostro paese. Tante persone ci salutano, li salutiamo, eppure non sappiamo chi sono veramente. Chi ha ucciso il professore? Lo scoprirete leggendo Morte di un fumatore di pipa di Bruno Siciliano. Grazie. Adesso andiamo in edicola, vediamo come hanno titolato i maggiori quotidiani calabresi. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi, iniziamo con Calabria.live. Da Africo ecco la lezione dei giudici, basta passerelle, ma fatti concreti. Magistratura democratica, DRC rimprovera lo Stato per la superficialità dedicata al territorio. I magistrati hanno interpretato al meglio la responsabilità del loro ruolo di difendere la giurisdizione, ma anche di porre attenzione ai diritti dei cittadini, soprattutto quando sono penalizzati dalle disuguaglianze. Continuiamo, prima pagina per quanto riguarda il quotidiano del Sud edizione Calabria, il caso proiettili, croci e portoni in fiamme, amministratori calabresi nel mirino. Dopo l'intimidazione alla sindaca di Villa, spari contro l'azienda del primo cittadino di San Demetrio e minacce a un consigliere. Nel taglio alto titoli sottotestata PNRR, i magistrati della Corte dei Conti contrari alle nuove norme del decreto PA. Il governo pone la questione di fiducia, oggi il voto, Movimento 5 Stelle e PD annunciano battaglia. Holding internazionale della cocaina con base nella Sibaritide, 25 gli arresti. Chiudiamo con Gazzetta del Sud, ASP funziona la cura di Furia, la direttiva. Generale è inserita in organico circa 400 unità, la normalità passa dal bilancio. Entro il 30 giugno l'azienda sanitaria Regina dovrà approvare il rendiconto 2022. Intanto tre notizie nel taglio alto, stamani a Messina, Ponte, la CISL si confronta con Salvini, qui Luigi Sbarra, leader della CISL. Reggio Metro City, l'approvazione del consuntivo, qui il sindaco facente funzione Carmelo Versace. Rocella Ionica, le spiagge calabresi si confermano a misura di bambini e famiglie, assegnate intanto 20 bandiere verdi. Blitz della Guardia di Finanza, in 25 sotto inchiesta, i narcotrafficanti della Sibaritide erano riforniti da un evaso greco. Nei filmati i due responsabili dell'intimidazione alla sindaca, indagini serrate. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere nei pressi dello studio della sindaca Giuseppe Camminiti, individuato il tipo di vettura su cui sono giunti i due attentatori. L'amministratrice intanto si dice serena ma ammaccata. Reggio, Confindustria e la scuola, l'unione fa la forza, a Rizzicolo una fiaccolata in memoria di Denise Galatà, Gioia Tauro, retroporto, 60 ettari della discordia, Adisp contro Corap, a Melito, estate e veleni in lungomare, è impresentabile, poi Locri, assegnate le deleghe agli assessori, tutti già al lavoro. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava i titoli dei quotidiani calabresi e restituiamo la linea alla nostra redazione. Grazie per averci seguiti. Grazie Nicodemo, adesso vediamo che tempo farà nelle prossime ore il meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piovigini. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cieli coperti con piogge e temporali. Il meteo è stato...
stato presentato da info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. Non ci sono altri aggiornamenti, vi lascio con il riepilogo. Grazie per l'ascolto prestato, a tutti la buona giornata. I titoli del TG News: operazione Parepidemos, immigrazione clandestina, 4 arresti in Francia e Germania, smantellata una cellula che ricollocava i migranti sbarcati nella Ionica Regina. Sentenza a Semeriti Boss, escluso il reato dell'associazione mafiosa e ribaltamento di ben 5 condanne inflitte in primo grado. Omicidio Pagliuso, avvenuto a Lamezia Terme nel 2016, confermato l'ergastolo per Luciano Scalise, accusato di essere il mandante del delitto. Metro City ha approvato il rendiconto di gestione 2022, conti dell'ente in ottimo stato, seduta presieduta dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace. Wedding Village, ai nostri microfoni l'ingegnere Lorenzo Surace spiega come Roccella potrà diventare capitale del wedding, ma parla anche di porto, lungomare e castello. Morte di un fumatore di pipa, è il libro di Bruno Siciliano presentato a Palazzo Amaduri a Gioiosa Ionica, un giallo che offre anche una lettura antropologica, socioculturale della Locride.